Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere come si risolvono gli esercizi con i radicali doppi. Innanzitutto come faccio a individuarli? Ho una radice dove all'interno ho due termini separati o dal più o dal meno e uno di questi termini è di nuovo una radice. Per poterlo risolvere bisogna applicare questa formulona orribile, ma andiamo a vedere passo a passo come risolverla. La prima cosa che vi consiglio di fare è andare a calcolare questo termine, a alla seconda meno b. Da noi a vale 4 e b vale 7, per cui a alla seconda meno b è 4 alla seconda, 16, meno 7, che fa 9. Quindi il termine sotto radice da noi viene 3. Per cui ora, stando alla formula, dobbiamo riscrivere questo radicale doppio così. A più 3, quindi 4 più 3 fratto 2, più o meno, siccome qua c'è il più, devo utilizzare il più, a meno 3 fratto 2, quindi 4 meno 3 fratto 2. Ora, 4 più 3, 7, quindi 7 mezzi, più 4 meno 3, 1, un mezzo. E questo è il risultato. Come sempre andiamo a fare un esercizio più difficile. Anche qui andiamo a applicare la nostra formula, ma prima di tutto dobbiamo fare in modo che questo 2 venga portato dentro la radice, perché la struttura della formula mi dice che deve avere una quantità, e nel nostro caso ce l'ho, più oppure meno la radice di qualcos'altro, quindi questo 2 lo metto dentro. Se avete visto il video sulla regola per portare dentro una radice, sapete che dobbiamo portarlo elevando all'indice, quindi 2 alla seconda, per cui diventa 2 alla seconda 4 per 3x, 12x. Ora siamo pronti per partire, perché la a della nostra formula è x più 3, mentre la b è 12x, per cui a alla seconda, tutto questo termine alla seconda, meno b, meno 12x. Facciamo i calcoli, questo è un quadrato di binomio, quindi il quadrato del primo, x alla seconda, più il quadrato del secondo, 3 per 3, 9, più il doppio prodotto, 3 per x, 3x, per 2, 6x, e meno 12x lo riscrivo. I primi due termini li ricopio, gli ultimi due sono simili, quindi li posso sommare, 6 meno 12 meno 6x. Questo scomposto è di nuovo un quadrato di binomio, perché è uguale al quadrato di prima, è solo che invece del più del doppio prodotto c'ho il meno. Quindi la radice di tutto questo termine qui non è altro che x meno 3. Abbiamo individuato il termine, quello che ho colorato in rosa. A questo punto andiamo ad applicare la formula. Quindi a è x più 3, più questa quantità, ovvero x meno 3, tutto fratto 2. Siccome qui c'era il più, metto più, la radice di a, x più 3, meno questo, tutto fratto 2. Ora facciamo i calcoli, qui noto che 3 e 3 se ne vanno, sommando x e x viene 2x, tutto fratto 2. Qui, risolvendo al numeratore, ho x più 3 e il meno davanti a questa parentesi deve cambiare segno a tutto quello dentro, quindi viene meno x più 3, per cui sopra x e x se ne vanno e mi rimane 3 più 3, 6, tutto fratto 2. 2 e 2 si semplifica, rimane radice di x. 6 e 2 si semplifica, rimane 3. E questo è il nostro risultato. È ora di mettere in pratica quello che hai imparato da questo video. Se ti alleni con me ormai da un po', avrai capito che se ti eserciti e fai pratica, poi diventa tutto più semplice. Non farti prendere dalla pigrizia, non rimandare, mi raccomando, fai subito gli esercizi e mettiti alla prova. E anche per oggi è tutto. Se hai un compito su questo argomento, io ti faccio i miei migliori in bocca al lupo. Mi raccomando, non ti agitare, non andare in ansia, perché le cose le sai fare. Se invece hai guardato questo video così, tanto perché eri interessato, perché eri curioso, beh, ti faccio ancora di più i miei complimenti. È sempre un buon momento per passare del tempo a studiare e imparare cose nuove. Come sempre io mi presento, sono Monia Tomassini e ormai il mio motto lo conoscete tutti, è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.